il Movimento 5 Stelle aveva proprio votato perché ci fosse, no, non ci fosse fretta. Mi ricordo c'era stata questa polemica al Parlamento europeo per non mettere fretta, perché non fosse attivato subito l'articolo 50. Quindi la vostra analisi tutto sommato va in questa direzione, immagino. Attenzione, noi abbiamo votato per la legalità, perché se uno va a leggere l'articolo 50 c'è scritto che è una scelta sovrana dello Stato interessato decidere se attivare quell'articolo. Questo, come veniva ricordato, è un referendum non prettamente consultivo, quindi non è vincolante, ed spetta esclusivamente al governo britannico decidere quando azionare il meccanismo di quell'articolo, che peraltro è una disciplina anche abbastanza scarna, quindi non c'è una procedura ben definita su come si dovranno svolgere questi negoziati. Si sa solamente che dovrebbero durare circa 2 anni dal momento in cui viene attivato l'articolo. Anche su questo ho qualche perplessità, perché non esiste sanzione, quindi in realtà potrebbero anche andare avanti più a lungo. Io sono convinto che dureranno parecchio tempo. È possibile che in qualche modo, tra qualche anno, non mi stupirebbe neanche troppo, un nuovo governo britannico possa ritornare sui suoi passi e tentare magari la via di un nuovo referendum. Per ora il dato politico è che il popolo britannico comunque si è espresso, ma perché, e noi rispettiamo questa espressione. Dovrebbe tornare popolare sui suoi passi perché prenderebbe atto che in realtà è una follia andarsene dall'Europa? No, perché il paese comunque è spaccato, anche il risultato insomma si è giocato su un 2-3%, ecco, non è una cifra enorme, però ovviamente lo rispettiamo, c'è stato un voto popolare, è giusto che comincino i negoziati, che ci sia un accordo equo. Peraltro noi non accetteremo alcun tipo di accordo che metta in qualche modo, vada un po' a detrimento dei cittadini italiani, come invece era accaduto nel precedente accordo per tenere la Gran Bretagna dentro. Ricordo il famoso freno di emergenza che avrebbe privato i nostri concittadini che vivono in Gran Bretagna dei propri diritti sociali per 4 anni, insomma una cosa che non sta né in cielo né in terra a nostro avviso. Certo, il punto di vista poi mi spiegherà come pensa di riuscirci, però, perché se non ci siamo riusciti quando loro erano ancora dentro l'Unione Europea, temo che sia ancora più difficile farlo quando sono completamente fuori. Probabilmente lo status che cercheranno sarà simile a quello dei paesi dell'EFTA, cioè della Norvegia, della Svizzera, un accordo che permetta alla Gran Bretagna di partecipare al mercato comune, che abbia quantomeno insomma ci sia una libertà di movimento dei capitali, di investimenti e quant'altro. Credo che invece resterà tutto così com'è per quanto riguarda la libertà di movimento delle persone, visto che la Gran Bretagna non è membro di Schengen. Peraltro potrebbe anche esserlo, pur non essendo membro dell'Unione Europea, come lo è la Norvegia, appunto la Svizzera, ma non credo che andranno a rivedere in alcun modo questa posizione. Un tema invece molto importante è quello dell'effetto domino interno, perché comunque la Scozia e l'Irlanda del Nord hanno per bocca di diversi partiti di primaria importanza, penso anche all'SNP in Scozia, ha fatto capire che non precludono la possibilità di un referendum, certo. Infatti, avendo avuto percentuali quello che ben Merkel diverse. Gli ha detto è prima cercate di capire che cosa volete fare e poi venite a discutere con noi. C'è il rischio che appunto la Gran Bretagna esca dall'Europa, ma al tempo stesso anche il Regno Unito si disgreghi e si divida nelle sue nazioni.